Pagani ha risposto all'appello lanciato dalla Basilica di Sant'Alfonso. Un aiuto concreto è arrivato per far fronte a un'altra emergenza creatasi contestualmente a quella sanitaria. La necessità di dare una mano a coloro che non hanno alcun reddito per sostenere se stessi e la propria famiglia. Ma non basta, l'invito è stato rilanciato dal superiore della Basilica di Sant'Alfonso, padre Gennaro Sorrentino, per raccogliere i beni di prima necessità donati da cittadini ed imprese da distribuire ai bisognosi. Abbiamo lanciato qualche settimana fa l'appello per aiutarci, per aiutare soprattutto chi in questi giorni si trova in grande difficoltà. Viviamo un momento molto difficile, quindi anche a livello lavorativo, economicamente le famiglie sono disagiate e anche quelle che magari prima non lo erano oggi si trovano a vivere ristrettezze, per cui avendo lanciato proprio dalla nostra Basilica un appello a favore di coloro che vengono a bussare qui alla Basilica per chiedere qualche cosa e soprattutto un aiuto non soltanto economico ma anche concreto, la generosità di Pagani è stata concreta. Abbiamo avuto tante donazioni, abbiamo avuto tanta solidarietà e anche tante promesse che si stanno un po' alla volta realizzando. Ma voglio ringraziare soprattutto coloro che in questi giorni si sono messi davvero a disposizione, non soltanto nell'accogliere le famiglie che stanno venendo per chiedere e quindi per ottenere qualcosa come gli operatori della Caritas, ma anche alla tanta vostra generosità. Certo, è un periodo molto particolare, ma non è un periodo che si esaurisce qui purtroppo. Sappiamo bene che le condizioni economiche si faranno anche un po' più gravi rispetto a quelle che oggi già sono con l'andare avanti. Allora vi chiediamo ulteriormente uno scatto di generosità. Abbiamo voluto che la vostra generosità partisse dal cuore della Basilica, cioè dalla tomba di Sant'Alfonso, non per così soltanto per dire come e quanto Sant'Alfonso ci è vicino, ma soprattutto per continuare l'opera di carità che questo nostro santo ha vissuto e ha concretizzato durante la sua vita. Ecco, nessun povero è mai partito da lui con le mani vuote e vorremmo che attraverso di voi, attraverso la vostra generosità, i tanti poveri e le tante famiglie che oggi vivono in necessità e nel bisogno non ripartano dalla Basilica a mani vuote, e questo lo possiamo fare soprattutto attraverso di voi. Allora è la Settimana Santa, è la Pasqua del Signore, è il tempo della fraternità, è il tempo della solidarietà, il tempo della risurrezione. Ecco, anche noi non giriamo il volto dall'altro lato, ma guardiamo in faccia i fratelli che hanno bisogno. Lo potete fare concretamente attraverso il portare un dono, un pacco, vivere di prima necessità in Basilica, o lo potete fare anche conoscendo persone che vi sono vicine attraverso un aiuto concreto che potete dare voi stessi. Ecco, però l'importante è sentirsi accanto a chi soffre in questo momento, e vi possiamo garantire ce ne sono tanti, perché in questo tempo purtroppo, come la primavera ha fatto fiorire questi alberi meravigliosi, ha fatto purtroppo fiorire anche tante situazioni di indigenza. E allora, ecco, Gesù ha detto: i poveri li avrete sempre con voi, e fin quando avremo i poveri con noi e sapremo dargli una mano, sapremo accudirli e soprattutto sapremo aiutarli, ecco, Gesù Cristo non andrà mai a mani vuote a casa, non ritornerà mai a casa sua privo di quello che sono i generi di prima necessità. E allora, ecco, vi chiediamo di donare. Ecco, restando a casa indubbiamente, però ognuno con quello che può e come può, ecco, fatevi e rendetevi vicini a coloro che hanno bisogno. Grazie.